amici, dopo qualche settimana di assenza, eccoci di nuovo qui. Adesso possiamo dirlo, il calciomercato si è concluso e finalmente ritorna la nostra amatissima Serie A. Lo scacchiere di molti club è cambiato, c'è chi si è rinforzato, c'è chi si è indebolito. E per saperne di più andremo a confrontarci con i tifosi delle squadre che nella passata stagione si sono classificate tra le prime 4. Prima di iniziare però, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale, a seguirmi su Instagram e, perché no, a lasciare un like a questo video. Questo è l'unico modo per supportare il mio lavoro. Inoltre vi voglio proporre un simpatico quesito. Chi saranno le prime 4 classificate della prossima stagione? Rispondete alla domanda sotto nei commenti. Amici, 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 via con l'intervista. Nome: Giano, su YouTube interista tedesco, anche se mi chiamate sempre Grucco. Il mio nome è Daniele, ma mi chiamano tutti Zede. Domenico. Ciro. Anni: 23 anni. Scusa. 41 a settembre. 21. Dove vivi? In Germania, in Baviera, una piccola cittadina che si chiama Bamberg. Io vivo in un piccolo paesino della provincia di Brescia. Ad Ancona. Roma. Cosa ti ha fatto innamorare della tua squadra? Fin da quando ero piccolo così mio nonno mi portava al Meazza. Onestamente amavo e amo il concetto dell'interismo. Diciamo che è stato un amore a prima vista, perché quando ho iniziato a seguire il calcio ho iniziato anche a tifare Juventus. L'appartenenza. Ma è stato un colpo di fulmine, direi dallo scudetto 2001. La prima partita che sei andata a vedere allo stadio. Onestamente ero così piccolo che mio nonno mi doveva portare sulle spalle, perciò ragazzi non ricordo più qual è stata la prima partita. Devo essere sincero, non sono mai andato allo stadio perché per me Torino è abbastanza lontano, ma spero di andarci quest'anno. Ce ne stanno tante, ma una in particolare è Napoli-Lecce con la coreografia Napoli ti amo. Coppa Italia, Roma-Sampdoria con un gol di Nainggolan che è stata una cosa fantastica. Cosa hai provato? Un mix di sentimenti incredibili che ti può solo dare l'Inter. Ovviamente non ho provato nulla perché non essendoci andato allo stadio non posso provare nulla. Un'emozione unica, indescrivibile. È stata una cosa unica e che aspettavo da tantissimo tempo. Qual è il club che, calcisticamente parlando, odi? Sicuramente la Juventus. Personalmente non odio nessun club, però se devo proprio dirne uno rivale dico il Napoli. E che c'è da dire? Arubel, se no... La Lazio proprio, a morte. Diamo uno sguardo al passato. La partita più esaltante a cui hai assistito nella scorsa stagione. Lazio-Inter 2-3, ho pianto come un bambino. Se devo dire una partita a livello realizzativo dico Juventus-Udinese. Juve-Napoli, Koulibaly 92esimo. Ma assolutamente Roma-Barcellona, cioè una favola. Quella che ti è rimasta indigesta? L'Inter contro l'FC Orsato. Figlio di Satana, 2-3, mannaggia. Sicuramente Juventus-Napoli allo Juventus Stadium, gol di Koulibaly. Beh, Fiorentina-Napoli senza nessun dubbio. Per colpa della Roma, l'andata di Roma-Liverpool, per colpa degli arbitri, il ritorno. Concentriamoci sul futuro, chi sarà l'anti-Juve? La Procura della Repubblica, tutti gli arbitri onesti e ovviamente l'Inter. Penso che l'Inter possa fare veramente tante cose quest'anno. Per me rimane sempre in Napoli. Non spero ci sia una sola anti-Juve, ma 3-4 anti-Juve, come era molti anni fa. Chi sarà il capocannoniere? Cristiano Ronaldo, veramente una bestia. Lo dico solamente con un suono. Sì. Se non è sfortunato quest'anno, Milik. Tutto la scommessa Higuain al Milan. Sei soddisfatto del calciomercato che ha svolto la tua società? Molto contento, bravo Osilio. Se non fossi soddisfatto sarei un pazzo. Non tanto. Sì, sono abbastanza soddisfatto. Un colpo che non ti saresti aspettato? L'arrivo del ninja Rajan Nainggolan. Il colpo migliore della mia società è stato sicuramente Cristiano Ronaldo. Non si aspettava nessuno che arrivasse in Italia. Nessuno, perché non è venuto quello che dicevo io. Hanno fatto praticamente 3 squadre, ne hanno ringiovanito la rosa, hanno comprato giocatori di esperienza che possono dare quel tocco in più. C'è secchiendo! Un calciatore che la tua società non ha preso ma che tu desideravi. Arturo Vidal, che peccato che è andato al Barcellona. Dato che abbiamo bisogno di un centrocampista, avrei sicuramente preferito Modric oppure Milinkovic-Savic. Edison Cavani, è un matador.
forse un'ala destra di piede mancino, come doveva essere Malcolm o il Bailey che sia. Un calciatore che non avresti mai ceduto? Per me Cancelo, finalmente un terzino con un po' di spinta nell'Inter, lo so, stava solo in prestito. Non avrei sicuramente ceduto Higuain, soprattutto una diretta rivale in campionato. Tonelli. Ma che cazzo! Molti direbbero N'Golan, ma io ti dico Alisson perché ci ha portato molti più punti rispetto al Ninja l'anno scorso. Un calciatore invece che avresti voluto che partisse? Io manderei via Darber. So che c'è tanta gente che dice gli dobbiamo dare fiducia e tempo. A me non piace, non convince. Preferirei che non partisse nessuno, se dovessi essere sincero. In verità, nessuno. Dai un voto al mercato di Inter. 9. 9 e mezzo. 9. 8 dai. Juventus. 9. 9 e mezzo. 10. 10. Milan. 8. Al Milan do un buon 8 e mezzo. 7. 8. 8. Napoli. Ma il Napoli ha partecipato al mercato? 5. Al Napoli do un 7 perché comunque si poteva investire di più. 5 e mezzo, 6. Io gli do 4. Roma. 8. Sicuramente un mercato da 9 per la Roma che ha acquistato 12 o 13 giocatori. 8. 8. Lazio. 7. Un 7 e mezzo. 5 e mezzo. 4. Inventati allenatore e schiera il tuo 11 titolare. Handanovic, Versalico, Skriniar, De Vrij, Asamoah, Brozovic, N'Golan, Martinez, Keita, Perisic ed Icardi. Sicuramente la squadra titolare di quest'anno è uguale a quella che vorrei anch'io. Sicuro. Ospina tra i pali, Melquit, Koulibaly, Albiol, Goulam, centrocampo Allan, Zilischi, Fabian Ruiz e in attacco Verdi, Milik e Mertens. Insegne! 4-2-3-1 con Olsen, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Zonzi, De Rossi davanti Pastore e Sharawi, Dzeko, Under. Stila la tua classifica delle prime 7. Juventus, Inter, Roma, Napoli, Milan, Lazio e Fiorentina. E Juventus, Inter, penso Milan e comunque sia Napoli e poi Lazio, Roma, sempre le stesse insomma, ecco. Juve, Inter, Roma, Milan, Lazio, Torino. Juve, Roma, Inter, Milan, Napoli, Lazio, Fiorentina. Saresti soddisfatto se in Champions la tua squadra raggiungesse almeno ottavi di finale e sarei già contentissimo. Sicuramente sarei soddisfatto di non perdere un'altra finale, ecco. Almeno le semifinali, va. Già agli ottavi mi accontenterei anche molto. Chi vincerà la Coppa dei Campioni? Il Barcellona. Ve lo indico con un gesto, questa squadra qua vincerà la Coppa. Per me il Liverpool. Chi vincerà la Champions? Ma perché non l'ha già vinta la Juve? No! Ah no? Quanto saresti felice se la vincesse la Juventus? Sarebbe un incubo, un incubo! Da 1 a 10 penso un miliardo. Non comment. Sarei molto contento se la dovesse vincere la Juve perché vorrebbe dire che la Serie A sta tornando. Tragedia di Genova, sarebbe stato preferibile rinviare la prima giornata di campionato? Posta seria dico di no perché ci vuole un lutto attivo. Forza Genova, non mollare, siamo tutti con te. Con tutta sincerità io avrei fatto giocare tutte le partite, anche quelle del Genoa e della Sampdoria, e tutto il ricavato l'avrei devoluto in beneficenza per le famiglie delle vittime. Beh, per rispetto sì. Però anche se nessuno ce le riporta indietro più quelle anime innocenti, quindi guarda, per me è stato giusto come è stato fatto. Tra le competizioni nazionali in che posizione collochi la nostra amata Serie A? Ma la Serie A la vedo al terzo posto dietro la Premier e alla Liga Spagnola sicuramente. Terzo posto. Secondo posto sotto alla Premier e prima della Liga. Cosa ci manca per ritornare a essere i primi? Ci mancano gli incassi diritto TV. E io sono già primo a differenza dei miei colleghi qua in parte. Beh, che le nostre società investirebbero più sui giovani e poi stadio di appartenenza, di proprietà. Ci manca che tutte le squadre che vanno in Champions e in Europa League se la giocano per vincerla e non per partecipare. Lancio un coro per incitare il tuo club. Noi saremo sempre qua. La 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 la. Oh Ronaldo, portaci la Champions. Basta.
Sarò con te e tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione, ale ale. Te lo lancerei molto volentieri, ma stanno dormendo. Convinci i miei iscritti a lasciare un like per questo video. Mettete like a questo video, sennò vi viene la R moscia, ragazzi. Aiuto. Lasciate un bel pollicione in su per questo video, perché ci mette molto impegno per portarvi ogni video, mi raccomando. Ragazzi, lasciate un like ovviamente a questo video e iscrivetevi al canale. No, perché l'amico Nischio è il numero uno. Dovete iscrivervi e lasciare un like. Saluti finali. Un grande saluto a tutti gli iscritti di Neschio. Ciao ragazzi, mi raccomando, fate i bravi e ti fate sempre Juventus, perché questa qua è la squadra che vincerà anche per i prossimi 10 anni. È scritto. Ciao a tutti, un bacione. È sempre forza Napoli, perché tutto resta a Munnez e Sicchiru. Ecco vuol dire che fa. Come ogni intervista, vi chiedo di lasciare la vostra preferenza rispondendo al sondaggio. Chi è il tifoso che vi è piaciuto di più? Ovviamente vi ricordo anche che nella descrizione di questo video troverete il link dei canali YouTube di questi carissimi tifosi. Quindi passateci e, perché no, iscrivetevi al loro canale. Amici, a questo punto non ci resta altro che salutarci con il solito abbraccio di Neschio. Se ancora non l'hai fatto, lascia un like alla mia pagina Facebook, iscriviti al canale YouTube e seguimi su Instagram.